piccole imprese, a rischio 650.000 addetti. Servono norme semplici e flessibilità. Accordo con l'agenzia Dogane per distribuire i dispositivi di protezione individuale. Confartigianato Benessere, bene le linee guida, ora a lavorare alla riapertura dal 18 maggio. Revisioni auto, Anara Confartigianato chiede al Ministero di anticipare le pratiche. L'emergenza Covid-19 e le misure di lockdown mettono a rischio oltre 650.000 addetti nelle micro e piccole imprese della manifattura, delle costruzioni e dei servizi non commerciali. L'allarme arriva da Confartigianato, intervenuta il 12 maggio in Senato a un'audizione sulle ricadute occupazionali dell'epidemia. La Confederazione ha sollecitato misure urgenti per arginare le conseguenze della crisi sulle piccole imprese, a cominciare dal rifinanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, massima semplificazione di ogni nuova misura in materia di lavoro e maggiore flessibilità. Il direttore generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, e il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, hanno firmato un protocollo d'intesa per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente, attraverso un sistema di controlli più snello, la filiera di distribuzione di mascherine, DPI e di beni mobili da utilizzare contro la diffusione del Covid-19. L'accordo punta ad assicurare una capillare distribuzione dei dispositivi di protezione per assicurare la massima sicurezza in questa fase di ripresa delle attività economiche. Le linee guida elaborate da INAIL e Istituto Superiore di Sanità per il contenimento del contagio nel mondo del benessere vanno nella direzione già indicata da Confartigianato al Governo il 21 aprile. È positiva dunque la valutazione espressa da Confartigianato Benessere sui documenti approvati in settimana dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile. Ora la categoria auspica la riapertura dal 18 maggio di saloni di acconciatura e centri estetici, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contrasto al Covid-19. Anara Confartigianato Autoriparazione è tornata alla carica con il Ministero dei Trasporti per chiedere la rimodulazione della proroga della scadenza delle revisioni, fissata al 31 ottobre 2020. La sigla delle officine del settore chiede di anticipare già a maggio le prime revisioni per evitare gravi conseguenze sui centri di controllo e situazioni di caos nel sistema delle revisioni. A fine ottobre, infatti, saranno quasi 6 milioni i veicoli che dovranno contemporaneamente effettuare la revisione, mettendo a rischio la stabilità del sistema.